Hola chicos, dopo tanto tempo giochiamo col coccodrillino Croc 1. Allora, siamo arrivati al quarto, diciamo, livello, però la B che vedi in alto, 1-B1, penso significhi boss, perché negli altri c'è scritto 1-3, che 1 sarebbe, penso, il primo mondo, 2 appunto il secondo livello, quindi primo mondo, secondo livello, questo terzo livello, shooting lava lava lava. Primo mondo, boss 1 sarà, quindi facciamo questo boss, Lair of the Fever, se così si dice. È un livello molto corto e ora fanno vedere un'anteprima di questo boss, che è una creatura, non si capisce quello che è. Quello è da... Oddio, come si chiama il boss principale di Grok? Dante? Dante? Non mi ricordo. Dante. Dantino, no, i Dantini sono i mostriciattoli che... Vabbè, poi lo scopriremo. Quindi questo è l'inizio, diciamo, per arrivare al boss, ecco, si deve fare un pezzo, un po' di strada, ecco. Qua bisogna stare attenti perché si cade nel vuoto. Io vi ricordo che giocare con Croc è un po' difficile perché si muove tutto strano. La piattaforma tu basta che ci sali sopra e lei cammina. La direzione la fai tu. Cerchio per girarsi subito. Oh mamma mia. Sì, in pratica cammina sulla piattaforma. Cerchio. E si sale qua. Stavo cadendo? No. Ok, proseguiamo. Non sono cascato, meno male. Sono soltanto due piccoli step. Il primo l'abbiamo fatto e questo è il secondo. E poi c'è subito il mostro. Ecco, loro sono i Dantini, sono... sì, delle creature che... fastidiose che si distruggono con un colpo di coda. E quindi quello grande si chiama Dante. Non lo so, mannaggia, mi sta venendo il dubbio comunque, Dante, vabbè. Continuiamo, ecco, pensiamo al primo boss di Croc 1, Legend of the Gobos. Allora, io qua vi consiglio di mettere... Ah, io sono... non sono tanto esperto di Croc, io metto l'analogico per girare... attorno a sto campo, perché senza analogico io mi faccio pescare da questo, mi faccio prendere. Ecco, appena si ferma andiamo dietro di lui, almeno penso, a dare un colpo di coda. Ora, appena ci insegue, lui si ferma di nuovo, andiamo dietro lui o accanto, non lo so, io vado dietro perché mi sento più sicuro. Ecco, coda col quadrato. Manca un colpo se non erro. Comunque la cosa brutta di questo gioco è che non si vede l'energia del boss. Boh. Non mi ricordo se negli altri si vede o meno. Comunque dai che ce l'abbiamo fatta. Questo è un boss semplicissimo. Alla fine, ok, finito. Perfetto. Ora c'è un piccolo video. Ecco, è tornato quello che era prima. Domanda, che cos'era? Non si capisce. Ora fa... Oh! Ed è finito tutto. Vabbè, ragazzi, allora ci vediamo al prossimo video di Croc 1. Ciao ciao ciao!